Continuano gli appuntamenti all'interno del progetto estivo nel grembo della Grande Madre Notturno al Pulo, presentata dal Consorzio Polie, che vede protagonisti artisti di ogni genere. Uno spettacolo interessante di ricerca storica e filologica è 600, l'arte ai tempi della commedia dell'arte, testo rivisitato e portato in scena dal Carro dei Comici lo scorso 21 agosto presso l'ex convento dei Cappuccini. 600 nasce da una ricerca che abbiamo attuato studiando un testo che è una pietra miliare dei Dominici, il quale ha raccontato in modo romanzato delle vite dei pittori del 600, della scuola napoletana in modo particolare. E abbiamo scoperto che diversi pittori sono stati anche commedianti dell'arte, quindi anche loro con i commedianti dell'arte, appunto, quindi con gli attori, salivano sul carro e rappresentavano la loro arte nelle varie piazze. Ecco allora lo stimolo che è nato anche dalla soprintendenza dei beni etno-antropologici di Bari, che ci ha condotto in questo studio. Difatti una parte dello spettacolo è stata già compiuta un paio di anni fa nel Palazzo De Vanna a Bitonto, e abbiamo naturalmente reso ancora più accattivante questo spettacolo con i lazzi della commedia dell'arte tipici. Ecco allora, 600 nasce un secolo molto contraddittorio, quindi nasce con la morte di Giordano Bruno, che noi portiamo anche in scena, e si dipana appunto con le vite degli artisti condotte anche da Pantalone, che porta appunto queste vite rappresentate sul palco. È la prima volta che portate in scena questo spettacolo? No, appunto, come dicevo, una parte di questo spettacolo è stata effettuata nel Palazzo De Vanna di Bitonto, e cogliamo l'occasione anche per fare pubblicità, perché è un contenitore molto importante, nel quale contenitore vengono fatti vedere, visionare i dipinti dei pittori napoletani, appunto. E, oggi però portiamo per l'occasione tutto lo spettacolo, quindi al completo, quindi in questa location bellissima, che è il convento dei Cappuccini del Cinquecento, che è una sentinella, se vogliamo, del Pulo di Molfetta, e quindi venite a vedere anche il Pulo di Molfetta. Risultati di questo nuovo progetto? Questo nuovo progetto che si configura come un'impresa molto complessa. Ancora stasera state vedendo, il pubblico c'è, è numeroso, è silenzioso, è corretto nell'approccio a questo luogo sacro del nostro territorio. Il progetto sta andando bene, la gente risponde, e risponde non soltanto dalla città, anche dai paesi vicini abbiamo tante richieste. Stasera abbiamo fatto il tutto esaurito, e veramente questo sforzo organizzativo, questa scommessa, credo proprio che Polie la stia vincendo anche quest'anno. Ci auguriamo che anche il prossimo spettacolo, che si svolgerà in Dolina, la storia di una geisha, della geisha Butterfly, speriamo che vada bene allo stesso modo. La prossima volta, il 17 settembre, la gente scenderà nel cuore, nel ventre della Grande Madre, scenderà giù in Dolina e assisterà a questo spettacolo fatto di suoni, di aromi, di completa fusione con la natura. Speriamo che vada bene anche il 17 settembre. Allora, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi per essere sempre qui con noi così presenti. Grazie.